In questi giorni si sentono fare paralleli tra l'epidemia del coronavirus e le altre che l'hanno preceduta, in particolare quella di Spagnola del 1918. Lei cosa pensa di questo paragone? L'ombra dell'epidemia di Spagnola del 18 rimane sempre nell'immaginario collettivo e quindi sempre molto presente, però le due epidemie sono molto differenti da diversi punti di vista. Intanto per la loro ampiezza, almeno per il momento si spera, perché l'epidemia di Spagnola si è diffusa in 2 anni successivi toccando praticamente tutto il pianeta, tutti i paesi, anche i più sperduti, dalle isole della Polinesia al Polo Nord, e nell'insieme ha fatto una quantità di morti incredibili, si valuta tra il minimo 20 milioni e un massimo di 100 milioni di morti, quindi è qualcosa che è molto diverso. Poi è diversa anche perché, anche se si tratta sempre di virus, i due virus sono molto diversi tra di loro, hanno comportamenti, modi di trasmissione, pericolosità diversa. Ovviamente alcune cose sono comuni, ad esempio la reazione psicologica a questo tipo di epidemia è la stessa, poi entrambi si trasmettono attraverso le vie aeree, provocano soprattutto problemi alla respirazione, producono polmonite. Secondo appunto i suoi studi, che insegnamento ci dà la storia della medicina in casi come quello che stiamo affrontando? Intanto questo aspetto della permanenza di particolari reazioni emozionali tipiche di fronte a una nuova epidemia, il timore, la paura, l'angoscia, ma al tempo stesso anche aspetti emozionali positivi, perché c'è l'empatia, la solidarietà, si rafforzano i legami interpersonali. Da questo punto di vista la storia ci insegna che in tutte le epidemie, dalle più antiche che conosciamo fino alle più recenti, queste due emozioni opposte, una negativa e una positiva, sono sempre presenti e vanno tenute sempre presenti. L'altro aspetto che la storia della medicina ci insegna è che, come nel passato, in fondo i metodi che stiamo utilizzando per lottare e contenere il coronavirus sono quelli più tradizionali: l'isolamento dei malati, il mantenimento della distanza col portatore del contagio, le quarantene, insomma i cordoni sanitari. Insomma, queste hanno una lunga storia dietro di loro e continuano anche in mutate condizioni a avere un ruolo estremamente importante. Forse l'insegnamento più importante che la storia della medicina, ma anche più in generale la scienza, ci possono dare è che la specie umana vive in un equilibrio instabile con il resto della biosfera. Facciamo parte della biosfera e abbiamo tra l'altro anche bisogno dei microbi che sono anche dentro il nostro corpo, ci permettono di digerire, di vivere sostanzialmente. Quindi dobbiamo comprendere che microbi, batteri e virus fanno parte della natura, evolvono come noi, rivoluzione darwiniana, e ci sono sempre degli equilibri nuovi da stabilire. Ogni qualvolta si scopre la popolazione umana va a contatto con nuovi ambienti naturali, è molto probabile che ci siano delle trasmissioni di germi, di nuovi patogeni. Dobbiamo forse passare a una visione più ecologica della nostra relazione con la natura e tenerne conto.